Continua la protesta dei lavoratori interinali di Attiva che hanno bloccato i lavori del Consiglio Comunale di Pescara impegnato in seduta straordinaria nella discussione del progetto del primo lotto della filovia sulla strada Parco. Sono una settantina i dipendenti della partecipata del Comune di Pescara, che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città, che chiedono all'amministrazione di essere stabilizzati, anche e soprattutto dopo il concorso per l'assunzione di 60 persone, indetto proprio da Attiva, dal quale, dicono i lavoratori, molti di loro sono stati esclusi già nella fase preselettiva, quando non aveva valore il punteggio maturato con l'anzianità di servizio. Siccome la legge italiana, la legge europea dice che dopo 36 mesi di lavoro un lavoratore ha diritto a quello che effettivamente sta facendo, ovvero un tipo di contratto indeterminato, noi abbiamo semplicemente richiesto quello che ci spetta per legge. C'è gente che è 8 anni, mese per mese a firmare il contratto, ma questa è una storia che si comincia a sapere in giro. Al sindaco Marco Alessandrini e al Vincenzo Del Vecchio, che le maestranze hanno incontrato nella sala giunta, sono state chieste spiegazioni del perché non si sia provveduto prima a stabilizzare i lavoratori interinali. Presente anche Camillo D'Addario, uno dei lavoratori che ha vinto la causa contrattiva e per cui il giudice di primo grado ha disposto il reintegro nel posto di lavoro, causa però per la quale pende ricorso in appello. Vogliamo che si risolva questa situazione, preferiremmo non per vie legali, perché ci rendiamo conto che 70 cause contro il Comune di Pescara di questi tempi sicuramente non fanno bene alle casse della cittadinanza. Io ho lasciato il mio numero personale al sindaco e gli ho proposto di indire un tavolo tecnico con rappresentanti dei lavoratori interinali del Comune di Pescara, in quanto ente appaltante e socio unico dell'Attiva S.p.A. e dell'Attiva S.p.A. stessa. È una situazione inaspettata che chiaramente mette in difficoltà e in disagio molte famiglie. Cercheremo di trovare per quanto possibile una soluzione. Cosa può fare il Comune? Ma quello che può fare il Comune è molto poco, poiché il rispetto della norma procedurale in atto è indubbio che non possa essere travalicata, insomma si creerebbero delle disparità sia con gli attuali che con i precedenti. Quello che bisogna fare è trovare una norma che possa salvare non solo parte di questo personale, ma anche quello di altre società per le quali abbiamo lo stesso identico problema.